Istituto Onnicomprensivo Franceschini, scuola media, io tifo positivo, con chi siamo? Giovanni Pasculli, sono il project leader del progetto Io Tifo Positivo di Comunità Nuova Onlus. Che cos'è questo progetto Io Tifo Positivo? Guarda, Io Tifo Positivo in realtà è un percorso di educazione ai valori dello sport che noi proponiamo dal 2007 alle scuole elementari, medie. Ed è un percorso a tappe, questa è una tappa dove facciamo giocare i ragazzi, però i ragazzi hanno già lavorato in classe almeno un paio di incontri con i nostri educatori, confrontandosi sul concetto di valori dello sport, il concetto di gioco di squadra. Questi sono per noi pezzi importanti perché aiutano a migliorare anche le relazioni all'interno di una classe e dal nostro punto di vista fanno percepire effettivamente ai ragazzi che cos'è lo sport, qual è il suo vero valore. Questo perché abbiamo iniziato a farlo, perché pensiamo che molto spesso l'attività sportiva nelle varie espressioni che vengono realizzate non viene sfruttata al massimo per una crescita educativa dello sport per via di un'esasperazione che pervade centri sportivi, campetti sportivi e quant'altro. Salve a tutti, sono Salvatore Donato, l'insegnante di scienze motorie della scuola Via Tevere di Rho. Oggi siamo qui nella palestra appunto della scuola per svolgere quello che è portare a compimento il progetto Io Tifo Positivo. Questo progetto noi l'abbiamo scelto proprio per dare quel valore dello sport ai ragazzi, della collaborazione, del rispetto reciproco, del fair play che continuamente ci impegniamo a fargli arrivare durante l'anno scolastico. Grazie ai ragazzi proprio della comunità siamo riusciti a raggiungere anche quello che lo sport un po' meno seguito, il basket in carrozzina. Presto avremo l'evento, andare a seguire, e sono sicuro sarà veramente bello per i ragazzi proprio per i valori che trasmette questo sport. Quindi davvero ringrazio vivamente la comunità per questo progetto che ci sta facendo vivere e lo consiglio vivamente. Come stai dicendo tu prima, tu fai parte di Comunità Nuova. Comunità Nuova non è da sola però in questa Civil Week qui all'istituto. Avete allargato questo progetto e avete tirato in mezzo proprio anche dei vostri partner, giusto? Assolutamente sì. Noi facciamo parte di un progetto che si chiama Una Scuola Condivisa, che è un progetto che è finanziato da Fondazione Coi Bambini. Ci sono una serie di partner all'interno di questo progetto molto importanti per il territorio. Il nostro partner specifico per l'iniziativa di oggi è la cooperativa La Fucina e Radio Mast, che è una realtà che ha contribuito proprio a creare La Fucina e che è una web radio fatta da giovani del territorio con le quali stiamo già collaborando in diverse iniziative, sono molto bravi e oggi faranno la diretta. Purtroppo per le condizioni meteo non possono essere qui con noi, la faranno da studio che è qui a pochi metri e faranno una diretta di questa giornata, di questa iniziativa. Eccoci, siamo tornati a Radio Tifo Positivo in diretta dallo studio di Radio Mast. Brevemente, diciamo che il progetto Io Tifo Positivo è un progetto che parte ormai parecchi anni fa e che ha, come dire, ha l'idea di utilizzare lo sport come strumento per parlare di tantissime cose, di parlare di, anche di educazione civica, no? Siamo all'interno della Civil Week, quindi parliamo anche di questo. Vi facciamo sperimentare un po' che cosa vuol dire stare insieme, collaborare, tifare fra di loro positivamente. Sì. Insomma, recuperiamo un po' i valori positivi dello sport e cerchiamo di diffonderli appunto attraverso il progetto. Sì, in effetti noi lo sport è proprio un paradigma meraviglioso per lavorare su tutte le life skills, cioè tutte le capacità che una persona deve avere per diventare, come dire, per scegliere diventare felice ed essere un cittadino adulto responsabile. Esattamente, attraverso lo sport si comunica con molta molta facilità, è un modello di comunicazione bellissimo e che è in grado, se utilizzato bene, di abbattere tantissime barriere che magari in altri contesti invece sono più difficili appunto da abbattere. Ma cosa sta succedendo? Palestra di Via Tevere, scuola, istituto Franceschini. Matteo, cosa sta succedendo? Tra un po' andiamo a beccare intanto, diciamo che tra un po' faremo un collegamento telefonico, quindi in diretta.
diretta e ci racconteranno che cosa sta succedendo, ma noi, lo diciamo molto brevemente, sta succedendo che stanno giocando e si stanno divertendo, ma divertendosi stanno anche sperimentando un po' di collaborazione, un po' di, insomma, un po' di quelle gioco skill di cui parlavi tu. Esatto. Bravissimo, perché noi diciamo sempre che non nasciamo imparati, soprattutto quando si parla di collaborazione e di stare insieme. E mi presento, sono Roberto Esposito, professoressa di tecnologia della Scuola Franceschini di Rho, e quest'anno abbiamo fatto con le terze un progetto radio. Il progetto radio è stato proprio un progetto molto interessante, in quanto abbiamo avuto la fortuna di avere Radio Mast vicino e abbiamo fatto questa collaborazione con la radio, integrando, per cui unendo la didattica alla radio. È stato un progetto non solo di didattica, ma di inclusione, di, diciamo, inclusione e collaborazione tra i ragazzi, e questa cosa è molto interessante perché la didattica è uscita dalla scuola, è andata in radio e ha sviluppato un progetto. Questo, diciamo, che mi ha portato un grande soddisfazione, ma anche un grande percorso mio come docente. Ciao, sono Aldo della cooperativa La Fucina e siamo qui all'interno degli studi di Radio Mast. Radio Mast è appunto una radio territoriale che cerca di dare voce ai ragazzi del territorio e di portare le loro passioni in onda, e facciamo parte del network di Radio 20.0.it, dove potete ascoltarci.